ranking importante che oscilla tra seconda, addirittura a volte terza fascia. Quindi la 2 passa in una squadra come il Basilea, sicuramente ha poche chance. Se passa ad esempio la vincitrice di un altro campionato minore, magari la Lazio ha chance di poter scalare e di poter andare nella terza urna. Però ecco, l'esempio dell'Atalanta, ad esempio, è calzante, no? Perché l'Atalanta, forse secondo me, nessuno l'ha rimarcata sta cosa, premesso che bisogna comunque fargli i complimenti per il percorso che ha fatto in Champions, però secondo me ha beccato uno dei gironi più scarsi della storia della Champions. Altrimenti non la ribalti così, con 2 giornate perse nelle prime 2 partite, non riesci a passare in quel modo clamoroso, se le squadre non sono oggettivamente più deboli. È stata fortunata, lo possiamo dire tranquillamente, perché comunque lo Shakhtar Donetsk non era lo Shakhtar degli altri anni, perché comunque Bravissimo, a livello europeo bravissimo. lo Shakhtar Donetsk è una squadra rispettabilissima. Sì. Quindi, no, ma Gianfranco, su questo argomento, Antonio, abbiamo fatto un bel acquisto, nel senso lui è preparatissimo sulle varie, le varie regolamentazioni delle Ho addirittura fasce, dei sperato che il gironi. Leicester andasse in L'abbiamo Champions. preso apposta. L'abbiamo preso apposta. Siccome siamo rimbambiti, dice, Assolutamente. prendiamo uno brillante Su queste cose, guarda, nulla da eccepire risolvere sulla le sulla professionalità di Antonio. partite, i marcatori, queste cose qua. Ritornando un attimino al discorso del mercato, anche così poi per interagire con i nostri ascoltatori, tra cui il nostro leader Massimo Renato Vento, che già ci ha scritto sulla chat di Spreaker, e Felice Renato. voleva focalizzare un po' l'attenzione sul discorso dei portieri, sul quale comunque la Lazio sta lavorando, perché è uno Qual è dei. l'idea di Renato sui portieri? Che scrive? Dimmi. E allora, a parte che ci chiede un giudizio su Stracoscia, e io poi l'ho scritto sempre tramite la chat, il mio personale, e poi secondo lui prenderebbe un buon secondo portiere. Stracoscia mi è apparso un po' appannato in questa partita post-lockdown. Ora la Lazio ci sta lavorando, è uscito fuori anche il nome di Consiglio, non Lui so dice quanto. conosco, no, però Lui conosco i suoi Stracoscia. pensieri, perché lui mi aveva parlato di Sirigu e forse, aspetta, non ricordo, e di Cragno mi aveva parlato, però Vabbè, Cragno, sì, no, Cragno stiamo credo, a no, sì, Cragno è io devo fuori prendere. portata, No, ma cioè che io devo prendere Cragno per via Stracoscia oppure no, no, come Nello. secondo, no, no, Ho capito, ma prende Cragno è come se c'è due Stracoscia, sì, ragazzi. Mo, esatto, no, no. a Renato, vabbè, comunque ne abbiamo già pure, ci siamo scritti. Comunque, Cragno, il valore reale è comunque un portiere che gli arrivano 1.000 lire a partita, ragazzi. Non guardate Stracoscia, che gliene arrivano magari a partita 8, 7, Assolutamente, che no, per un portiere è molto più difficile. Cragno sì, è bravo a tutti i numeri, comunque lo stesso di difetto di Thomas Stracoscia ce l'ha pure Cragno, se ma parliamo delle uscite. Se parliamo di crescita, a me Stracoscia non mi sembra, molti hanno detto non mi sembra che sia cresciuto tanto in questi anni, secondo me invece è cresciuto molto e ci ha portato pure molti No, ma punti. assolutamente, ma serve un secondo proprio a livello L'unica cosa, numerico. esatto, io gli metterei a fianco un secondo d'esperienza che comunque gli faccia capire che il posto non è sicuro al 100%, anche se poi per un portiere è importante avere delle gerarchie. Io sono il titolare, lui gioca in coppa, questo deve essere stabilito all'inizio stagione perché è proprio un ruolo a parte il portiere. Però qualcuno che gli sia, insomma, a fianco, che lui pensa io qua mi devo impegnare perché se no se comincia a sbagliare qualche partita Bravissimo, il sì. posto non ce l'ho assicurato, su quello siamo d'accordo. Ma i nomi che ho sentito, prendere Cragno, prendere, ma lo stesso pure Meret, ma voi credete che siano portieri migliori di No, Stracoscia? allora No, io il mio infatti. giudizio l'ho espresso più volte, e secondo me in Serie A non c'è un portiere del livello di Stracoscia se non lo confrontiamo con Szczęsny, perché anche Beh, certo. con lo stesso Donnarumma Andanovic, io Handanovic e Szczęsny stanno a E parte. Andanovic, ok, Andanovic e Szczęsny stanno a parte, su Donnarumma ci penso, quindi il mio giudizio su Stracoscia, rimango dell'idea che Stracoscia in Italia è tra i migliori, e anche quando è stato criticato molto spesso in questa stagione si è sottovalutato il fatto che sono sempre i punti in più che ci manda, che ci dà rispetto ai punti Esatto, che ci toglie. d'accordissimo. Sul discorso del secondo portiere sono d'accordissimo con te Gianfranco, ma penso che è l'obiettivo della società e cercare questo profilo, ma anche per migliorare Stracoscia stesso, perché comunque sia può tenere alta la concentrazione del ragazzo e permettere di fare ancora meno errori Sì, di quei pochi è che pure lui fa. è uno stimolo pure per lui. È uno stimolo anche per lui. No, Ma più che insomma,
Più che altro questo discorso lo volevo affrontare con Stefano, volevo sentire il suo, riguardo, il suo pensiero. Guarda, sul discorso Stracoscia, purtroppo io non l'ho mai amato, ma delle origini. Ok. Ho portato avanti in un altro programma una crociata non molto con Federico Terenzi, e tant'è che una volta incontrai Stracoscia all'aeroporto, mi feci la foto con lui, la mandai subito a Federico, perché io ero diventato, diciamo, l'antagonista di Stracoscia. E la mia perplessità è che forse sia già arrivato al suo massimo, perché non è detto che la giovane età possa comunque prospettare una continua evoluzione dal punto di vista tecnico, perché il problema di Stracoscia è tecnico. Non credi sia più un discorso di concentrazione in alcune fasi delle partite? Guarda, Marco, io penso che a quel livello, con Grigioni in società, se ti fai le paranoie a fare un'uscita, c'hai dei limiti. Però è un, non voglio distorcere il tuo pensiero, assolutamente, lungi da me, però comunque sia, questo discorso lo facevamo un po' con tutti i portieri della Lazio, perché io ricordo anche quando c'era Marchetti e altri portieri, altri profili, vedevo proprio che avevano difficoltà, cioè non, io non, almeno nella Lazio, ma poi vedendo anche altre partite, io non vedo più un portiere come ce n'erano una volta, che erano padroni dell'area e uscivano anche in mezzo ai difensori per far loro la presa. Cioè, il discorso dell'uscita secondo me è un discorso che andrebbe analizzato non soltanto su Stracoscia. Ora non è che voglio portare avanti le crociate su Thomas, perché non ne ha bisogno. Secondo me il problema vero, al di là degli aspetti tecnici che hai detto te, sono gli elli di concentrazione. Lui molto spesso pecca in quello, nelle fasi importanti della gara ci sono alcune volte in cui non brilla di concentrazione massima. Guarda, Marco, io gli concedo con molto più tranquillità le saponate che ogni tanto fa, okay, rispetto a quelle uscite non uscite che accenna, poi ritorna indietro, poi riesce, che veramente solo Acerbi riesce a gestire una cosa del genere, perché un altro difensore veramente lo legherebbe ai pali, gli direbbe fai una scelta, o esci o stai tra i pali. Invece molte volte si è trovato a metà strada, quindi il vorrei ma non posso a quei livelli non è concesso. No. E poi se tu mi dici chi potrebbe essere l'alternativa, ti dico io non vedo nessuno meglio di lui, e sono d'accordo con te, ma perché è il livello che è basso dei portieri, perché Chesney che viene considerato il miglior portiere della Serie A ti fa capire, insomma, qual è il livello adesso dei portieri. Noi i portieri italiani li esportavamo, adesso non ci abbiamo più portieri. Secondo me l'ultimo vero portiere che ha vestito la maglia della Lazio è stato proprio Marchetti. No, su questo sono pienamente d'accordo. E il ruolo del portiere, secondo me, antipatico come pochi, ma sicuramente lui. Sì, no, ma il discorso del portiere ormai è un discorso un po' strano da affrontare, perché ormai si cercano delle qualità in questo ruolo che secondo me non stanno né in cielo né in terra. Quando sento il portiere è bravo coi piedi, ok che il calcio si è modificato e che comunque il 90% delle squadre preferiscono, ma questo è un discorso che ormai c'ha 30 anni, basta con questa storia del bravo coi piedi, perché cioè dall'errore che fece Marchegiani con la nazionale a Cagliari contro la Svizzera alle qualificazioni degli europei, in cui si fece togliere palla da Chapuisat, cioè, sono passati 30 anni, basta, ormai tutti l'ABC, cioè i portieri sono molto più preparati tecnicamente per gestire il pallone coi piedi che a momenti con le mani. Per me è grossolano, cioè nel senso, secondo me il portiere comunque deve essere bravo tra i pali, deve avere i riflessi buoni e deve essere sicuro nelle uscite. Cioè, se non hai quelle qualità, secondo me non è un portiere. Ora tu, di queste che ho appena citato, non è che ne riconosci una, non ce l'hai, almeno una non ce l'hai, cioè la padronanza dell'area piccola. Sì, quello, ripeto, l'unico pensiero è che magari bisogna lavorare più sulla personalità e magari la crescita che deve avere questo ragazzo, anche da quel punto di vista,
e magari confrontarlo con un buon secondo portiere permette magari di migliorare lui stesso. Ora vabbè, un secondo a prescindere ci serve perché Proto non penso che abbia rinnovato o è scadenza, oppure dovrà farsi da parte perché ha 35 anni. Quindi se non 36 addirittura. No, ma il problema di Proto è stato che in due anni non è mai riuscito a fare una presenza. Proto è 83. Cioè, il problema è questo, non si capisce 37. Perché nemmeno in Coppa Italia non abbia giocato questo ragazzo. Dell'83. Sì, 36. Ha fatto due, se non sbaglio, ha fatto due apparizioni in Coppa e basta, no? Sì, sì. Sì, ma mi sa, le ha fatte quest'anno, ad esempio quando la Lazio era praticamente quasi già spacciata in Europa League. E poi nemmeno, di solito sai, il secondo portiere gioca magari le prime partite in Coppa Italia, quelle lì con le squadre un po' più abbordabili, se non ricordo male nemmeno con la Cremonese quest'anno gioca Proto. E questo è emblematico. Infatti il discorso invece che faccio io è che Stracoscia, per quanto mi riguarda, va bene comunque con i suoi pregi e difetti, però ha preso un portiere che, se puta caso Stracoscia si fa male, squalificato o quant'altro, anche via delle garanzie. Anche perché lui ha giocato parecchie partite con infiltrazioni in Stracoscia, molte via volte è stato in dubbio. Anche questo, per esempio, un giocatore, un portiere così giovane che abbia bisogno di infiltrazioni per giocare, non lo so. Ti lascia perplesso? Mi lascia perplesso anche un po' il discorso fisico dello staff. Dello staff in primis, medico intendo, e anche comunque di un giocatore che probabilmente o c'ha dei problemi posturali. Non lo so, è vero che è un giocatore che praticamente è stato allevato e costruito dalla Lazio, quindi puoi recriminare fino a un certo punto perché veramente l'hai fatto da zero. E non lo so, come profilo da avvicinargli come secondo, ci vorrebbe un usato sicuro di quelli, non so, come fu per Bizzardi, per capirci. Esatto. Cioè un portiere che nel caso di emergenza possa benissimo giocare anche da titolare in campionato senza creare problemi, insomma, alla squadra. I nomi che sono usciti fuori, almeno per il momento, poi chiaramente sono soltanto delle idee, sono di consigli. Allora, di consigli sicuramente sarà tutt'altro, perché è il nome più insistente che è uscito fuori. Poi oggi però secondo me sarebbe quello più appropriato, anche se un portiere più assiduo. Un portiere come consiglio non credo che voglia non fare, so, ancora il secondo, tantomeno Sirico. Sì, io esatto, non credo che Sirico sì, io penso che voglia, parlavo come tipo di portiere. No, poi che poi, gli anni passati è stato il profilo richiesto da Inzaghi, più volte ce l'ha detto anche Paolo Ciricolo apertamente, perché il nome preciso che fece Inzaghi quando gli chiese di un portiere da affiancare a Stracoscia. E l'altro nome che è uscito fuori oggi pomeriggio, ora non so quanto ci possa essere vero, è di Sergio Rico, il portiere spagnolo del Fulham, un profilo un po' così particolare, perché io non ha fatto potrei... una buona stagione. No, ma a parte infatti quello, poi prendere un portiere, no, secondo me va preso, anche se non si punta sull'italiano, va comunque preso un giocatore che ci abbia avuto un'esperienza di un certo livello in Serie A. E consigli, forse da questo punto di vista lo rispecchia di più, però secondo me non mi stupirebbe vederlo poi come titolare. Quindi io starei molto attento, se fossi Stracoscia non mi rilasserei con un consiglio e anche con Sirico alle spalle. La Lazio potrebbe puntare sul fatto che comunque Sirico a Torino le prospettive di crescita sono quelle che sono, e magari giocarsi una Champions insomma sarebbe forse l'ultima occasione di calcare, perché non credo proprio che il Torino ci abbia come prospettiva l'Europa League, quindi non credo proprio che la Champions è proprio un sogno irraggiungibile, cioè ci dovrebbe essere altro che il Covid. Però su Sirico, diciamo, non conosco l'esigenza del giocatore, però credo che lui la Champions già l'ha giocata da titolare col Paris Saint-Germain. Adesso io credo che Sirico a 36 anni, dell'84 mi sembra, quindi cercherà comunque una piazza che gli permetta di avere il più minutaggio possibile. A me farebbe piacere, però per quanto riguarda me deve venire, guarda, a fare il secondo. Guarda, c'ho la scheda davanti, Sirico e Consigli hanno la stessa età, 33. Ok, quindi sono 87.
87. Tutte e due 87, sì. Ok. Gennaio 87 Sirico. Consigli poi una gennaio 87 consigli, quindi proprio non c'è differenza. Allora, se cerchiamo, io ve lo dico, se cerchiamo un portiere classe 87, già ce l'abbiamo in casa, che è